Torniamo nel Bresciano con la nostra Sara Mariani, che ha delle notizie molto importanti da darci proprio sul fronte sanitario della ricerca. Sì, buongiorno Serena, perché non ne abbiamo forse mai parlato, anzi questa è una nostra, diciamo, piccola esclusiva oggi, perché oltre ai sintomi che ben sappiamo e di cui abbiamo tanto parlato, cioè l'affanno respiratorio e i problemi che danno poi la polmonite bilaterale, quindi legati all'apparato pneumologico, ebbene, il Covid può arrivare anche ad avere effetti neurologici. Io sono qui e la ringrazio tantissimo con la dottoressa Matilde Leonardi. La dottoressa Matilde Leonardi è primario neurologo del BESTA di Milano ed è venuta qua a Brescia, in realtà è qua da un po' di tempo, perché qui a Brescia, qui nell'ospedale civile di Brescia, c'è il primo centro neuro-Covid d'Italia e stanno studiando 60 pazienti che hanno avuto sintomi appunto di altro tipo, non soltanto respiratori ma anche neurologici, per capire come il coronavirus agisce poi sul nostro cervello. Dottoressa, cosa state facendo? Che cosa ci può dire? Che tipo di risultati state avendo? Prima di tutto buongiorno. Il virus che ormai da diverse settimane sta colpendo profondamente molte persone ha molti aspetti, tra questi sicuramente ha anche degli aspetti che riguardano la disciplina di cui mi occupo, la neurologia. Il reparto diretto dal professor Padovani qui a Brescia ha cominciato a ricevere nella massa di pazienti che venivano al pronto soccorso nelle fasi più acute dell'epidemia, dei pazienti che entravano con dei sintomi esclusivamente neurologici, ad esempio delle crisi epilettiche senza altra storia di epilessia o senza febbre ancora, oppure delle manifestazioni di tipo grande confusione senza alcun sintomo respiratorio. Alcuni pazienti quindi sono entrati con sintomi esclusivamente neurologici e venivano mandati in neurologia, per poi rendersi conto, facendo il tampone perché c'era qualche cosa che non tornava, che erano pazienti positivi. Questo ha aperto qui per l'Italia lo studio di pazienti che avevano sintomi prevalentemente neurologici come entrata e poi presentavano i sintomi respiratori, e poi ha aperto un'altra fase dello studio, che è quella di osservare all'interno del gruppo dei pazienti Covid dei sintomi neurologici. La mia presenza qua è per coordinare non soltanto questa ricerca ma creare questo Brescia Registry Covid, che è un registro che raccoglierà tutti i dati dei 2500 pazienti che sono arrivati qua, con un approccio che direi è quello che ha caratterizzato quello che noi medici e ricercatori abbiamo fatto in queste settimane. C'è stata una curva di apprendimento incredibilmente rapida, oltre a tante altre cose, oltre alle lacrime, oltre alla fatica, oltre al dolore, ai cuori frantumati, però c'è stata anche una corsa del mondo scientifico per cercare di capire prima cosa, perché non puoi sconfiggere un avversario se non lo capisci. Brava, e questo è cominciato perlomeno da parte nostra, che ci occupiamo di cervello, anche noi al BESTA facciamo anche queste ricerche, con l'osservazione che alla fine di febbraio, quindi non prima, i cinesi hanno cominciato a pubblicare alcuni paper, alcuni articoli in cui riportavano, precisamente il primo articolo è uscito il 20 febbraio, che su un gruppo di 130 pazienti 60 avevano presentato dei sintomi neurologici. Subito io personalmente ho contattato, assieme a un collega di Empoli, Marco Macucci, abbiamo contattato il neurologo che aveva scritto questo articolo, che ci ha mandato immediatamente le linee guida per i neurologi cinesi in cinese. Quindi, noi abbiamo usato Google Translator. Dottoressa, voi vi per siete tradurle. Coordinati con i cinesi, e oggi con chi vi coordinate? Perché so che lo studio coordinati è arrivato anche negli Stati Uniti. È una parola molto grande. Coordinate è una parola grande, nel senso che qui è una rincorsa in cui si cerca di imparare reciprocamente. Chiaro. E magari trovare qualche cosa prima, perché questa è una gara, vera, ma una gara per la salute delle persone. E dottoressa, quindi è una gara in cui non conta veramente chi vince, ma se si vince tutti insieme. Questo è l'approccio della scienza. Grazie, no? Davvero per la sua testimonianza. Essere... e anche, diciamo, per lo spirito di servizio con il quale ci racconta non soltanto quindi la lotta contro il virus nelle corsie, ma anche quella scientifica, giustamente, insomma, se non siamo, abbiamo a che fare con qualcosa di ignoto, pensate, sintomi neurologici, quindi il Covid potrebbe in qualche modo infettare non soltanto i nostri polmoni ma anche il cervello. Quindi, dottoressa, molto è una cosa di cui le siamo grata. Sara, se non hai altre domande, io la lascerei, la saluterei. Non solo il cervello, le dico una cosa, il cosa? Naso.
La perdita quello l'avevamo della sentito, capacità la di sentire gli odori. La perdita dell'olfatto e anche del gusto, mi sembra. È un problema neurologico. Viene in genere associata alla perdita dell'olfatto, quindi i due sintomi ci indicano che c'è un coinvolgimento delle vie nervose di cui i neurologi devono essere consapevoli, perché la componente neurologica, se mi permette un'altra cosa, è molto importante anche alla dimissione di chi ha avuto il Covid, e vorrei dirlo perché questo comporta un coinvolgimento di tutte le riabilitazioni, le neuroriabilitazioni, importante, perché ancora non se ne è parlato, ma qui si è andati a ondate di specialisti. Arriverà la necessità della riabilitazione. Dopo una lunga permanenza in terapia intensiva, molti pazienti, e questo è già noto, presentano una debolezza muscolare importante, una miopatia, o una debolezza a livello dei nervi, una neuropatia. Vanno considerate nella fase di dimissione, ce l'ha una piccola percentuale dei pazienti, ma questi pazienti devono avere un'attenzione tale per cui anche questi sintomi neurologici alla dimissione vengano considerati. Grazie dottoressa, grazie Sara. Davvero per essere grazie. Anche tu lì sul fronte, tra virgolette, i nostri inviati sono sempre straordinari e anche oggi non mi stanco di ringraziarvi. Ringrazio la dottoressa, come ringrazio le due